Bentornati ragazzi sul mio canale, la Bluetti mi chiama e mi dice: Gianni, vuoi recensire il nostro top di gamma EP500 Pro? Aspettate che ci penso un attimo. Sì, ovviamente ragazzi, prodotto 110 kg compreso l'imballo, carrellato, quindi si può spostare ovviamente, se no... È ovvio che è una postazione fissa, quindi questa non è che ce la portiamo in macchina, però se siamo in vacanza per un mesetto nella nostra casa o nella nostra baita ce lo possiamo portare, e qui abbiamo tanta energia. Lo sapete che ho scelto Bluetti perché Bluetti è il top di gamma di questi power station ed è un prodotto preconfezionato, e non mi piacciono, lo sapete, i prodotti preconfezionati, ma questo sì. Questo, lo vedete anche nelle recensioni precedenti, è fatto veramente bene. Non è come molti power station che sono delle scatole con un manico avvitato e dentro ci sono le batterie, eccetera. No, questo qui c'è una progettazione dall'inizio alla fine dove i componenti si sono adattati e composti per formare proprio un prodotto professionale. Quindi sono e rimango su Bluetti, ragazzi. Il punto è questo. Quando ho guardato la confezione qua, di fianco c'è scritto batterie Li-Ion. Mi sono spaventato, ho chiamato subito in Cina, gli ho detto: signori, ma questo è un Li-Ion? Mi hanno detto: no, quella è una stampa generica di prodotti precedenti perché all'inizio avevano fatto un prodotto Li-Ion e sono rimasti con questa, perché Li-Ion, insomma, batterie al litio, ma sono litio ferro fosfato, cioè LiFePO4, cioè Lithium Iron Phosphate. Queste sono le tre pronunce corrette di questo tipo di batteria. Ora, quindi totale sicurezza. Queste non esplodono, non bruciano, non fumano. Se dovesse esserci un cortocircuito, un chissà cosa, fra 10 anni, fanno solo fumo. Questo è molto importante perché le Li-Ion sono pericolosissime. Adesso, lo sapete che non mi piace farvi vedere che apro tutto. La prossima immagine è questo, aperto, appoggiato a suolo, e andiamo a descrivere questo bel prodotto. Buona visione a tutti ragazzi, lo sapete, se è vostro piacere iscrivetevi al canale, a fra pochi secondi. Ebbene ragazzi, questa era la protezione interna con queste schiume poliuretaniche di livello, molto morbide ma non soffici, quindi una protezione tipo quella che usiamo poi anche nelle batterie LiFePO4. Ben protetto, insomma, quando viaggia all'interno di questa confezione e poi all'interno dei suoi cartoni. Ecco che adesso mi sposto direttamente sul prodotto, ragazzi. Questo è il Bluetti EP500 Pro. Ebbene, se andiamo a eleganza, ragazzi, hanno centrato in pieno. Questo è quello che vi dicevo. Questo prodotto non è una scatola di metallo piuttosto che di plastica dove ho messo dei manici. Questo è costruito, progettato proprio per essere finito in questa maniera, cioè una maniera che è professionale, una maniera estetica. Ecco perché ragazzi ho scelto questo marchio. E questo vi do adesso un cenno di presentazione. Allora, qua sopra avete visto le classiche ricariche wireless, quindi due telefoni che possono essere ricaricati qua sopra. E poi qui c'è questo coperchio, questa porta, dove ovviamente con la pressione andiamo ad aprire e ci sono tutte le connessioni, vedete? Queste sono le connessioni che negli altri apparati erano frontali rispetto all'unità centrale. Qui è stato tutto raggruppato all'interno del case. Si chiude e si aggancia. Se scendiamo in basso abbiamo qua il display, abbiamo le ventole e abbiamo tre prese. Ora ragazzi, finalmente ne hanno messe solo tre, perché obiettivamente tutte le altre che c'erano negli altri apparati non le abbiamo mai usate, quindi tre è il suo equilibrio per andare a utilizzare questo prodotto. E poi nella zona inferiore vedete come hanno creato tutto minimalista, vedete qua ci sono gli input, cioè si clicca e ci sono esattamente gli ingressi. A sinistra vediamo la presa della rete, a destra l'entrata fotovoltaica, quindi l'ingresso in corrente continua, e a destra la porta di comunicazione, che diciamo a noi interessa relativamente. Anche questo è uno sportello chiudibile. Quindi tutto il Bluetti rimane veramente minimalista rispetto anche a quelli che erano i prodotti precedenti. Se guardiamo dietro, tutto liscio, anche qui ventole,
Dopodiché c'è il magneto termico per l'accensione. Questo qui si tira su e si attiva la batteria. Il pannello di controllo, ragazzi, è lo stesso dei precedenti modelli. Qui abbiamo l'attivazione della corrente continua, qui abbiamo quella alternata. Quando schiacciamo qua si attivano le prese e a questo punto funziona. Quando attiviamo la DC si attivano invece tutte le altre in corrente continua a bassa tensione, come ad esempio i carica telefoni wireless. Qui abbiamo, ragazzi, l'avete visto anche negli altri, quindi ve l'ho già detto, non voglio dilungarmi, nei settings ci sono tutti i settaggi, dalla lingua piuttosto che dalle uscite, dagli utilizzi. Vedete qua c'è DC Source Input 1 and 2, significa che qua possiamo utilizzare come sorgente di ricarica o la rete o i pannelli fotovoltaici e anche insieme. Se facciamo Next ci spostiamo sulla prossima videata e ci dice le varie cose. C'è la funzione eco per risparmiare, c'è la funzione buzzer, questa io la lascio, significa che fai beep eccetera, che quando ci sono anche allarmi può essere interessante. Poi attenzione, questa è importante, max grid input current, cioè con 10 ampere dalla rete lo carico. Questo è settabile, si può mettere anche meno ampere, 7, 5, 3. In questo modo non abbiamo un grande assorbimento dalla rete, magari da 2 kW mentre stiamo utilizzando un elettrodomestico da 2, andiamo a 4, casa nostra è 3 e salta la corrente. Allora cerchiamo di gestirlo in modo che sia proporzionato a quello che è la corrente di casa. E la prossima videata è quella che identifica il parallelo dei pannelli, cioè possiamo anche usare gli MPPT in parallelo, il Bluetooth, questa cosa bella, e il Wi-Fi. Quindi sappiate che questo prodotto può essere visualizzato anche dal telefonino, già l'avete visto nei video scorsi. Vi invito sempre a ripercorrere anche gli altri, perché tutti i dettagli di tutti i prodotti messi insieme poi fanno sì che si abbia un'idea globale, un'idea chiara di come il Bluet è stato configurato, impostato e costruito. Nella prossima invece abbiamo quelli che sono la luminosità, lo sleep time, cioè lui va in sleep dopo un minuto, 5, quello che sia, e i settaggi degli orologi, insomma cose abbastanza relative. Questo invece è il restore, cioè se schiacciamo qua riportiamo tutto ai valori di fabbrica. Questo ci permette, io lo trovo sempre interessante, perché ci permette di fare errori e poi dire mamma mia, io non so più da dove ho iniziato. Ebbene, con questo lo riportiamo al valore di fabbrica. Se lo facciamo, ricordiamoci che la prima cosa da fare sarà nella home mettere inglese invece che tedesco, ovviamente, tranne per coloro che parlano il tedesco. E poi qua sopra abbiamo ovviamente la ricarica wireless. Questa io la trovo una cosa molto comoda se andiamo a posizionarlo in ufficio piuttosto che in camera nostra. Possiamo appoggiare semplicemente i telefoni qua, uno, due, e loro andranno a ricaricarsi. Sul frontale scendiamo e vediamo l'altra maniglia, comoda per il trasporto. E questo è lo sportellino degli input praticamente. Qui andiamo ad attaccare questo cavo, che è quello di rete, e va esattamente nel primo plug. Qui ovviamente, essendoci un asciuco, lo possiamo utilizzare sia per la rete, quindi caricare dalla rete, ma anche dal generatore. Questo è un utilizzo anche molto importante. Poi nel secondo socket abbiamo l'ingresso fotovoltaico, quindi metteremo questo cavo, questo, con i relativi MC4, e questo va inserito esattamente in questo punto. Vedete? Qui c'è molta versatilità sui pannelli fotovoltaici, perché basta rispettare i parametri, come già avevo detto negli altri video, e si possono installare veramente tanti pannelli anche sul balcone. Bene ragazzi, adesso veniamo all'aspetto più importante secondo me: come lo carichiamo questo? Voi sapete che su questo canale si tende a produrre l'energia, non solo a utilizzarla. Questo è un prodotto bello, è lì, sta bene, fa anche la sua figura eccetera, ma se lo carichiamo a gratis è anche meglio. Abbiamo detto pannelli fotovoltaici di qualsiasi tipologia, sempre all'interno del range stabilito dalla Bluetti, è questo che vi appare in sovrimpressione. Questo va rispettato. Non fatemi domande tipo: Gianni, posso mettere un kilowatt in più, mandarlo in sovraccarica così almeno quando è nuvoloso? No, perché si blocca l'MPPT o addirittura potremmo danneggiarlo. Quindi rispettiamo i parametri stabiliti dalla casa produttrice.
Secondo aspetto, abbiamo lo scambio sul posto, ebbene possiamo installare questo apparecchietto che avete visto in uno dei precedenti video. Questo praticamente misura i watt prodotti dallo scambio sul posto e quindi autorizza un relè ad attivarsi. Quando si attiva il relè, ebbene attiviamo la carica del bluetti attraverso quella che è la sua spina di ricarica. Ebbene, questa la mettiamo in casa. A un certo wattaggio prodotto dal nostro scambio sul posto, questo attiva questa spina che è connessa al bluetti e preleveremo corrente fino a un massimo stabilibile dal bluetti, quindi possiamo fare 2 kW e passa piuttosto che meno, e andremo a caricare gratuitamente con lo scambio sul posto. Quindi questo apparecchietto è interessante. E altro aspetto importante, non abbiamo lo scambio sul posto ma abbiamo una tariffa agevolata. Ebbene, con la tariffa agevolata noi abbiamo ad esempio la sera da mezzanotte alle 4 ho la corrente gratuita. Bene, timer. Io ho preso questo che è proprio il timer più stupido, ci sono quelli da presa DIN, quelli programmabili, digitali, quello che volete voi, ma con un timer nella presa e qui il bluetti all'orario prestabilito quando ho la tariffa gratuita, tac, mi carica il bluetti gratuitamente. Ebbene, questo è un altro modo di caricare gratuitamente, dato che ci viene concessa per quella fascia, però verificate bene i contratti perché alcuni hanno anche delle limitazioni in termini di potenza massima, eccetera. Terzo aspetto, lo facciamo in domotico, cioè con un sonoff semplicissimo, trovate anche il link nel canale, voi in domotico dal telefonino potete dire attiva la carica, disattivala, programmala giornalmente, quindi questo fa diventare la carica del bluetti una programmazione anche wifi, quindi utile per quelli che amano la domotica. Quindi ragazzi, avete visto, praticamente sul canale Energia Fai Da Te facciamo, cioè produciamo, carichiamo anche questo apparecchio che è molto bello, finito, composto, formato, eccetera, top di gamma, però abbiamo possibilità di caricarlo gratuitamente. Pannelli fotovoltaici, scambio sul posto in funzione dei watt, a orari prestabiliti con timer, in wifi domotico, e ovviamente anche con i positi cavi anche dalla macchina, perché c'è anche la possibilità di connetterlo dall'auto. Ma questo riguarda coloro che lo usano non a casa, ovviamente mentre sono camper piuttosto che in punti mobili con i vari mezzi, camion attrezzati che oggi vanno molto di moda. Ebbene, con uno di questi sopra attacchiamo e quando accendiamo il motore carichiamo. Ricordiamoci sempre che tutto ciò che carichiamo deve corrispondere alla potenza dell'alternatore. Se andiamo a saturare l'alternatore lo bruciamo. Quindi quando abbiamo la batteria dell'avviamento, quella si carica subito, poi abbiamo delle LiFePO 4 o abbiamo questo che assorbe un certo amperaggio, se l'alternatore non riesce a soddisfare rischiamo di bruciare i diodi dell'alternatore. Quindi su un mezzo con il quale abbiamo 90 ampere di alternatore, noi abbiamo 1000 watt e ci sono le luci, stop, aria condizionata, tutto quello che l'auto assorbe. Per andare a caricare questo nella totalità dei suoi oltre 2 kW, no, ci vuole un alternatore da 300 ampere e quindi non è possibile. Quindi andiamo a dosare, se siamo in camper, caravan, camion truck, tutto quello che volete voi, a dosare l'ingresso riducendo, perché si può fare, l'avete visto il settaggio, si può ridurre gli ampere per la ricarica delle batterie. In questo modo carichiamo in totale sicurezza. Poi ovviamente nel nostro camper abbiamo anche i nostri pannelli, quindi entriamo con la carica dei pannelli e questo rende il prodotto non solo bello, funzionale, ma anche, tra virgolette, gratuito sotto il profilo dell'energia che utilizziamo. Vi ricordo anche due dati tecnici, da qui si erogano 3 kW di potenza massima. Ora, spesso mi chiedete, ma quanto dura? Ricordate che la batteria dura a seconda di quanti carichi gli attaccate per un determinato periodo di tempo. Se gli attacco invece 100 watt, dura tantissimo. Insomma, uno strumento, lo ripeto, idoneo per essere una postazione fissa, casa, appartamento, villa, quello che sia, ufficio o laboratorio. Come al solito, quindi, soddisfatto di bluetti, questa recensione è stata più breve perché si somma già con le altre fatte che vi invito ad analizzare per quanto riguarda anche ulteriori dettagli, ulteriori spiegazioni. Abbiamo visto anche come configurarlo con la possibilità di allacciarlo in casa, però lì avvaletevi sempre di un elettricista che debba mettere le opportune protezioni. Ragazzi, anche questo video è arrivato al termine, io vi ringrazio come al solito, se volete iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.